Takashi Ketra, Shiva, Anna e Joliet, Everyday, 7:32 minuti, Crystal Radio, bentornati dopo una piccola pausa qui con Good Morning Milano, sempre qui su Crystal Radio appunto e anche in diretta su Milano News. E vi ricordiamo che potete anche andare su Milano News a rivedere tutto quello che è stato fatto, detto durante le nostre puntate. Tra cui, ad esempio, potete rivedere e riascoltare il collegamento che abbiamo in questo momento con Marco Galli, tecnico del consorzio Est Villoresi, perché eh sì, i navigli sono in secca, li avete visti sicuramente, avete girato nella nostra città, avete visto che sono in secca e vi siete chiesti come mai sono in secca? Lo chiediamo a chi apre e chiude il rubinetto ogni anno. Buongiorno Galli. Buongiorno, grazie, buongiorno. Buongiorno, allora quest'anno poi dopo, allora, come sempre, appuntamento a quando riapriamo, perché dobbiamo sempre essere lì insieme ad aprire il rubinetto, sa che mi piace tanto a me l'idea che apriamo e riapriamo e chiudiamo. Ma allora ricordiamo perché i navigli in questo momento sono in secca, come mai il consorzio chiude appunto per un periodo dell'anno i navigli e non manda, diciamo, tutta l'acqua necessaria, tutta l'acqua che di solito vediamo passare il naviglio non la manda tutta. Come mai, Galli? Ma ormai, come abbiamo imparato, ci siamo già incontrati diverse volte per poter far funzionare molto bene il canale quando serve, quindi nel periodo estivo dell'irrigazione dobbiamo fare delle manutenzioni. Si cerca sempre di limitare gli interventi anche a livello temporale di asciutta del canale per molteplici motivi. Quest'anno siamo riusciti a fare, ormai abbiamo imparato anche un po' la tipologia dei navigli, siamo riusciti a fare un'asciutta parziale sul tratto verticale del naviglio, ossia quella da Turbigo ad Abbiategrasso. Quindi su quel tratto non siamo andati in asciutta totale, ad Abbiategrasso abbiamo fermato l'acqua con la solita traversa, ecco, ormai ci siamo incontrati anche sul posto, io e lei, verso Milano, quindi abbiamo un'asciutta totale da Abbiategrasso a Milano. Per poter fare degli interventi manutentivi, sempre importanti in questo caso, tra Gaggiano e Vermezzo, poi abbiamo un altro intervento a Trezzano e l'ultimo a Milano, proprio sul confine con Corsico. Chiarissimo. Siamo riusciti, come l'anno scorso era stato fatto un esperimento per la prima volta, è andato molto bene, l'abbiamo ripetuto quest'anno, abbiamo montato una traversa, alle porte di Milano. Quest'anno è sotto il ponte Aleccio Agginori, giusto per individuare un po' la posizione, per poter bacinizzare l'area portuale di Milano, quindi avere dell'acqua comunque in area portuale e darsene fino a conchetta. Ecco, infatti, perché Poi infatti abbiamo se si va in la Darsena, se andiamo in Darsena, Galli, se andiamo in Darsena, infatti noi troviamo dell'acqua, un po' meno rispetto al solito forse, ma l'acqua c'è, giusto? Perché avete, diciamo, come dite, bacinizzazione, giusto? Fate questa cosa qua. Il termine corretto è vaccinizzazione, sì, assolutamente. Vaccinizzazione nel senso che si è visto che è possibile fermare l'acqua, diciamo così, quella sorgiva, quella immessa dei pozzi di MM, ci sono diverse introduzioni di acqua, riuscire a tenere un livello accettabile in darsena per poter fare tutte le attività che vengono richieste in darsena e per non mettere in asciutta anche per la fauna ittica piuttosto che per altri motivi. Chiarissimo, chiarissimo. E dice invece il pavese come siamo messi sul pavese? Il pavese è andato in asciutta anch'esso perché necessita di alcuni lavori di manutenzione concentrati tra Binasco, Casarile e Giunsago, sempre per cedimenti sfondali e risanamenti. L'asciutta è iniziata il 27 di dicembre, avete chiuso così, poi sappiamo che ci vogliono un paio di giorni prima che tutto diventi, diciamo, veramente asciutto co come siamo adesso, come lo vediamo in questo istante. Per quando è prevista invece la riapertura? Allora, quest'anno, come ha detto giustamente lei, siamo andati in asciutta il 27 di dicembre e siamo riusciti a tenere l'acqua fino adesso, quindi non abbiamo avuto nessuna asciutta. Adesso probabilmente anche avendo tenuto più acqua o comunque le condizioni meteo, sembrerebbe che il fondo del canale si asciughi più lentamente, soprattutto sul pavese. Comunque la riapertura, così come dal nostro calendario, è i primi giorni di aprile di tutti e tre i canali, diciamo, sia il Ok, grande che il pavese. perché c'è anche il bereguardo, giusto? C'è anche quello, c'è. Sì, diciamo che comunque il Bereguardo è primo tratto, ossia da Abbiategrasso fino alle porte di Motta Visconti, potremmo dire, è un'asciutta parziale come il Ok, grande, l'acqua ok. è vincolata in questa parte di canale. La seconda parte di canale stiamo dovuto andare in asciutta per fare gli interventi molto importanti di sia di cedimenti sfondali ma anche di alcuni risanamenti dovuti a un po' di sistemi strutturali, insomma, da riguardare.
Ecco, invece il Villoresi invece niente, giusto? Il Villoresi scorre felice nei nostri territori, giusto? Scusi, non ho capito bene la domanda. Dicevo, il Villoresi invece come viene mandato in asciutto oppure non più? Basta, non ci sono più asciutte per il Villoresi o ho capito male? No, allora, il Villoresi funziona in maniera diversa, anche per il Villoresi è prevista un'asciutta totale, okay. Però sa che avevamo parlato già tempo fa che comunque ci sono delle bacinizzazioni, sì. Però quest'anno effettivamente è stata rinviata, quindi siamo in asciutta, cioè non siamo in asciutta. Bene. Ricordiamo che poi appunto queste asciutte servono anche, servono soprattutto appunto per dare modo di fare delle manutenzioni che sono importantissime, anche perché appunto in vista poi dell'arrivo dell'acqua, che poi sappiamo soprattutto per quanto riguarda il Naviglio Grande, e credo anche il Pavese sia fatto così, poi mi dice lei, Galli se sbaglio, è stra importante che in realtà queste sponde un po' di acqua la prendano, perché poi l'acqua va nella falda, rientra poi nei campi, scende verso i campi d'agricoltura e porta poi quell'oro che è l'acqua dei Navigli, l'acqua dei Villoresi, giusto? Anzi, ormai non bisogna più insegnare nulla, ha imparato tutto. Sì, assolutamente, è tutto corretto quello che ha detto. Nel senso che, innanzitutto, nelle asciutte si cerca sempre di concentrare la maggior parte di tutti i lavori che ci sono da fare e fare le asciutte il più breve possibile. Quando possibile, addirittura fare le asciutte parziali. Uh-huh. Questo proprio. Mi dice lei che tenendo un po' d'acqua nei canali, comunque questi non si asciugano, vanno a interagire con la falda piuttosto che a rifornire a valli, diciamo così, o comunque nei territori più lontani verso il Ticino o comunque più lontani da Milano, le risorgive, quindi potrebbero essere dei fontanili o anche altre colature. E sì, senz'altro, questo è tutto un gioco, un sistema di risorgive, di canali sotterranei, potremmo chiamarli così, oltre che la falda stessa. Eh beh sì, perché infatti tutto è collegato, l'invarianza idrica, non so come si chiamata, comunque diciamo che è tutto collegato là sotto, no? Noi possiamo fare tanto quelli che da sopra diciamo noi siamo i padroni del mondo, ma in realtà là sotto succede di tutto, l'acqua va e per fortuna va anche dove deve andare, soprattutto per la nostra agricoltura. Ricordiamo infatti quanto è importante l'acqua del Consorzio Villoresi per tutta l'agricoltura lombarda, oserei dire, perché poi comunque si ripercuote su tutto quanto, no? Giusto? Sì, assolutamente. Ma anche perché dobbiamo pensare che tutto è collegato, ma anche a nord del Naviglio, arrivando verso il Naviglio, quindi tutto ciò che c'è a nord rispetto al Villoresi, il canale stesso Villoresi quando bagna, e tutto quello che succede tra Villoresi e Naviglio quando piove, anche questo. O comunque tutto quello che succede sulle montagne si infila comunque nel sottosuolo, poi dopo lo risentiamo noi in pianura. Quindi il Naviglio va ad interagire con tutto quello che succede anche a monte, quindi non è solo il Naviglio che apporta questa cosa, ma diciamo che il Naviglio ha un grosso apporto, o comunque un apporto importante. Chiarissimo. Bene, Galli, io la ringrazio tantissimo. Ci vediamo ad aprile allora, ok? Ci vediamo ad aprile ad aprire i rubinetti a Turbigo, va bene? Sì, va benissimo, Io l'aspetto come al solito. Come sempre, tra parentesi, svegliataccia mattutina, peggio che venire a fare la radio. Ogni volta è sempre prima. Va bene, grazie vabbè, Galli. Abbiamo anche due appuntamenti, Turbigo e poi a Battegrasso. Ah, giusto, vero, prima Turbigo, perché poi dopo un po' di giorni si va da Battegrasso a tirare giù la traversa, giusto? Corretto. Vabbè. Ormai sono pronto. Quando ho bisogno di una mano vengo io, Galli, non c'è problema, va bene? Preparatissimo, va bene. Salute e buona giornata. Grazie mille al Consorzio Est Villoresi, grazie per quello che fate, grazie anche per tutte le informazioni sempre puntuali che ci date. Grazie mille, buon lavoro, Galli. Grazie a voi, altrettanto.